Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Parte il 24 di aprile, prima al cinema Quattro Mori e poi al nuovo Teatro delle Commedie, una quattro giorni chiamata Fipi Lee Horror Festival. Questa è la terza edizione, abbiamo ascoltato alcuni degli organizzatori del Teatro della Cipolla, cominciando con Ciro Di Dato. Fipi Horror Festival, terza edizione, un festival cinematografico, letterario e teatrale. Noi siamo il Teatro della Cipolla, un'associazione culturale, e questa appunto è la terza edizione di questo festival, che è un festival di cinema essenzialmente, dove poi cerchiamo di contaminare tutto e, come dice il nome, appunto dedicato a tutte le sfumature della paura. Il festival che quest'anno avrà un'edizione grande, perché saranno quattro giorni. Giornata il 24 aprile sarà l'inaugurazione Quattro Mori, mentre il 25, 26 e 27 aprile siamo qui al nuovo Teatro delle Commedie. Da tre giorni appunto ricca di proiezioni, incontri con registi, sia registi giovani indipendenti, cioè l'idea è quella di mischiare un regista affermato nel campo italiano e un regista indipendente. Inizieremo il 24 appunto con Pupi Avati come ospite, poi qui avremo invece Lamberto Bava e Ruggero Deodato come ospiti principali. Bava tra l'altro farà anche un workshop di regia cinematografica nella giornata delle mattine di sabato e domenica mattina, farà una giornata più teorica in aula e un'altra giornata invece più pratica proprio sul campo a registrare una piccola scena. Che aggiungere? Abbiamo bandito due concorsi, un concorso video per cortometraggi, sono arrivati un'ottantina di cortometraggi da tutta Italia, un concorso letterario invece chiamato La paura fa 90 righe, che ha visto un centinaio di racconti. Abbiamo delle ottime giurie, appunto, che nel concorso video c'è Manetti Bros, Federico Frusciante, che lo conosciamo tutti a Livorno, Filippo Mazzarella, Valentino D'Amico, mentre per il concorso letterario sono Alessio Santacroce, Romina Questa, Valerio Nardoni e Paolo Morelli come giudici, appunto. E la giornata della domenica 27 sarà quella dedicata alla premiazione di questi due concorsi. Premiazioni in denaro, cosa che non tutti fanno, appunto verranno premiati sia i tre migliori racconti che i tre migliori video che sono arrivati. Nelle state altri giorni, appunto, incontri con registi, incontri con scrittori e quant'altro. Mi spieghi un attimo il titolo, Fipi Lee. Fipi Lee, appunto, Firenze Pisa Livorno, sta preso per strada, nacque per gioco tre anni fa questo titolo e suona bene perché ci piace, appunto, Fipi Lee Festival è d'impatto. Nacque tre anni fa il festival così, con l'idea di dire facciamo vedere un film di un ragazzo di Empoli, c'è un ragazzo di Pontedera, c'è un altro film, riuniamo questi toscani e facciamo appunto il Fipi Lee Horror Festival, e da lì ci è piaciuto il nome, l'abbiamo tenuto anche per questa terza edizione. Senti, che possibilità ci sono di espandere un attimo questo festival in futuro? Noi anno dopo anno ci proviamo a diventare sempre più grandi, ci proviamo a vedere di tirare fuori appunto vero festival cinematografico, che è una cosa che a Livorno manca, una cosa che... Questo è un festival di genere, certo, perché comunque è una cosa particolare, ma noi ci teniamo lo stesso a vedere cosa resta fuori. Ora, ingrandirsi piano piano, anno dopo anno, noi ci proviamo, vedremo. Comunque è importante suscitare interesse, no? Specialmente nei giovani. Sì, sì, infatti l'anno scorso ebbe un grandissimo successo, l'anno scorso fu solo tre giorni, andava benissimo qui, il teatro comunque l'abbiamo riempito. Cosa strana, un po' particolare, tanta gente da fuori Livorno e pochissimi livornesi, pochissimi registi livornesi. Quest'anno invece la tendenza è cambiata, perché nel concorso appunto cortometraggi sono almeno 4-5 proprio di Livorno, mentre negli anni passati c'era gente da Bari, da Roma, è arrivato un corto anche dalla Finlandia e di Livorno ce n'era uno solo. Quest'anno questa tendenza sta cambiando e ci piacerebbe appunto avere molta più livornesità nel nostro festival. Senti, ma una curiosità, ma poi in seguito verranno eventualmente messi, non so, in rete questi film oppure no? I cortometraggi, quelli in concorso, comunque i diritti li hanno gli autori, quindi poi sono loro che... Qualcuno già è visibile, per esempio, su YouTube e tutto il resto. Quelli poi sono loro che vedono. Noi, se loro vogliono, nei nostri canali, appunto il nostro sito www.teatrocipolla.it oppure la pagina Facebook che è Fipi Lee Horror Festival, noi cerchiamo appunto di promuovere vincitori e quant'altro. Comunque in rete ogni autore ha la sua pagina Facebook, ha il suo sito internet dove ha già il suo corto. Ed abbiamo poi ascoltato Alessio Porchier, sempre del Teatro della Cipolla. Sei l'ideatore anche del nome, no? Di questo festival. Del nome, sì, 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 esatto, sì, sono l'ideatore, sì.
insieme agli altri. Come se, cioè, si è sviluppato come pensavi o è andato oltre le previsioni? Dunque, questa è la terza edizione. Si è sviluppato da una serata che nacque per caso tramite accordi con due registi empolesi. Uno era Marco Ristori, che aveva Eaters. Io chiesi a Marco se si poteva proiettare più a Livorno, perché c'era tutto un cast di Livorno, tra cui Claudio Marmugi, Guglielmo Colli, eccetera. Lui disse che andava bene. Poi un altro ragazzo di Empoli c'aveva un altro film, stava seguendo il sangue, e sicché io li misi insieme in quella sera lì. E detto, io sono mai Fippi gli Horror Festival, perché ovviamente era tutto binario quello della Firenze Pisa Livorno. Era una serata sola, ma andò molto bene perché venne un sacco di gente. Nella serata mettemmo anche elementi teatrali e altre cose, in modo da fare una serata, un piccolo festival in 5 ore. E andò molto bene, tanto da fare una prima edizione vera del festival l'anno scorso. La prima edizione del festival era caratterizzata, per chiamarsi festival, dalla creazione dei concorsi video, con i cortometraggi, e letterario, con La paura fa 90 righe. Questo andava anche a essere, diciamo così, punto d'incontro tra le cose che noi Teatro della Cipolla facciamo, cioè noi ci piace molto il cinema dell'orrore ma non solo, e la letteratura, ci piace anzi l'ambito letterario, cioè, e noi storicamente ormai da 3 anni organizziamo un laboratorio di scrittura creativa. Quindi abbiamo fuso questi due elementi, contraddistinti dal tema della paura. D'altra parte è venuta un sacco di gente da tutta Italia. Quella, diciamo, seconda edizione ha dato molta spinta a questa terza, che è diventato un festival di livello nazionale. Ci sono 80 cortometraggi in gara, che sono veri e propri film, e 100 racconti. Ma secondo te questi 4 giorni è il limite massimo o potrà ancora espandersi? 4 giorni sono tantissimi per un festival come questo, è un grande impegno. Il 4° giorno l'abbiamo aggiunto grazie alla presenza di Pupi Avati, che si è reso disponibile, però era disponibile solo il 24 aprile. Noi abbiamo deciso di fare un 4° giorno proprio per questo. Avevamo in ballo, abbiamo già montato la proiezione di Shining per quella data. Abbiamo aggiunto Pupi Avati e abbiamo aggiunto anche un altro film di un ragazzo umbro che si chiama Federico Sfascia, un esordio importantissimo, si chiama Irecchio. In modo che è venuto fuori un primo giorno molto bello, una bella inaugurazione. Poi, dopo l'inaugurazione, ci trasferiamo qui, l'inaugurazione a Quattro Mori, dove ci sarà il mattatoio del concorso, e dove verrà probabilmente tantissima gente da tutta Italia, dalla Mezza Terme a Napoli fino a Livorno e a Trento. Insomma. Forse, diciamo, il prossimo obiettivo potrebbe essere quello di internazionalizzarlo. Beh, sicuramente quest'anno ci abbiamo già provato. Abbiamo invitato un regista inglese molto famoso che per un discorso proprio di lavoro non è potuto venire, sarebbe stato già un carattere molto internazionale. Il prossimo anno, sì, quest'anno lavoreremo bene, perché poi tutte sulle nostre spalle, faremo un'edizione ancora più internazionale. L'importante è che venga tanta gente, e per venire tanta gente devi far sì che la città ha dovere, e devo dire che la risposta al momento è positiva, perché albergatori, ristoratori, eccetera, e partner vari ci stanno dando una bella mano in quel senso, e soprattutto ci stanno dando una mano a Teatro Commedie, Quattro Mori e la stampa, e questa è una cosa molto importante per far sì che il festival diventi grande. Quindi anche proprio da Livorno c'è interesse? Da Livorno c'è molto interesse. Livorno è una città scettica all'inizio, l'altro anno lo è stato in realtà il primo giorno in base del festival. L'altro anno c'era solo un lavoro di Livorno in gara, quest'anno ce ne sono già 4, che non è poco, perché non è facile che ci sia passione e voglia di girare un cortometraggio horror o un videoclip di genere. Già 4. Poi tanti racconti in gara da Livorno, devo dire anche tanti da fuori Livorno quest'anno, perché il concorso ha avuto una bella ventata, diciamo così, di nazionalità uscendo un po' dal confine locale. Che cresce l'interesse di Livorno? Assolutamente. Cresce anche perché abbiamo messo dentro degli elementi labronici importanti, che sono la presenza di tanti ospiti che fanno cultura a Livorno, cultura importante come possono essere i Caoni, che fanno un sacco di cose. Poi c'è Federico Frusciante, che è il nostro giurato e critico di eccellenza, con cui abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione molto molto buono. E poi Spazio Teatro, che ci presenterà uno spettacolo in anteprima, e lo stesso Teatro delle Commedie, che ci dà una bella mano, e scrittori livornesi. Insomma, tanta buona labronicità. Servizio nostro, insomma, quindi siamo molto contenti di questo. Inizio dunque appuntamento giovedì 24 aprile alle 16.30 al Teatro Quattro Mori, con l'incontro con Pupi Avati, a seguire La casa dalle finestre che ridono. Flashpoint. L'occhio sulla città.
da Radio Flash.